Ci ha detto ieri che ha avuto un lutto grave, famiglia, quindi con ovvie ragioni imprevedibili non può essere questa mattina. E in ogni caso la relazione che lui avrebbe dovuto fare ve la invieremo online, se avete lasciato il vostro indirizzo mail come richiesto prima, sarà insieme ad altro materiale sempre del convegno di stamattina, con cui la riceverete. Non è la stessa cosa, ma purtroppo diciamo che insomma situazioni di questo genere non ci si può far cambiare. E poi la sindaco di Pienti che avrebbe dovuto fare una relazione sulla, diciamo, sullo stato delle cose nelle stanze ministeriali e parlamentari sulla questione della formazione docente, del reclutamento docenti, perché invece di tipo parlamentare ci ha avvisato anche qui, che l'abbiamo saputo stamattina, della impossibilità di recarsi. Non ho capito se c'è un intervento per... ok. Il collega appunto riassumerà finita tre linee, così in sintesi dell'intervento che avrebbe potuto fare. Per il resto ci siamo tutti e adesso iniziamo. Come vedete nel programma, in realtà abbiamo messo insieme un po' di cose, non è monotematico, anche se in realtà questi argomenti, dalle dinamiche salariali, al taglio degli investimenti della scuola pubblica, alla università e all'ossessione del numero chiuso dell'accesso all'università, che sarà l'intervento di Alessandro Ferretti, si tengono insieme in che modo? Relativamente alla riduzione degli investimenti sulla scuola pubblica e dunque no, al declino a cui assistiamo in realtà da molto tempo, senza che nulla ci faccia presagire un cambiamento in positivo, anche se continuiamo a sperare. In ogni caso, non trovo più spazio ai relatori, che è una cosa più importante di quello che vi credo. Passo la parola al collega Rino Capasso, che ci farà un intervento sulle dinamiche salariali, sulla perdita del salario. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie anche per questo secondo invito qui a Torino. Il filo conduttore che lega i valsi, questione dei prezzi, investimenti, salari, mi sembra essere quello della dequalificazione della scuola pubblica. E verrebbe da dire, no, parafrasando un ex PM, che cosa ci azzecca la qualità della scuola con la questione salariale. Ci azzecca perché qualsiasi discorso sulla qualità della scuola non può prescindere appunto dagli investimenti che si fanno nella scuola pubblica, e il cuore del fare scuole è, contrariamente a quanto sembra, no? Se pensiamo al diluvio di progetti, di commissioni che ci assillano, il cuore del fare scuole è il lavoro in classe, che a sua volta si basa sulla relazione cognitiva ed emotiva tra docente e gruppo classe. Vogliamo aspettare un attimo ancora, forse no, siamo da solo. Allora, per parlare di contatti, no? Ma senza scomodare il vecchio Marx, anche un docente, per quanto possa essere grande l'investimento emotivo, motivazionale, il proprio lavoro, è un essere umano che pensa prima con lo stomaco e poi con la testa. Un docente retribuito in modo dignitoso lavora sicuramente meglio, un buon stipendio dignitoso attira anche personale qualificato nella scuola. Vediamo un po' di dati. Lavoriamo sul concetto di salario reale. No? Salario reale, gli economisti lo pongono come rapporto tra salario nominale e prezzi, nel senso che il
sarà eliminare ciò che percepiamo in euro ogni mese, se lo rapportiamo ai prezzi, identifichiamo il nostro potere reale di acquisto. E prendiamo come punto di riferimento, come parametro basso, lo stipendio di un lavoratore della scuola con 20 anni di anzianità. E come parametro base prendiamo quello che avete percepito questo lavoratore nel 1990. Prendiamo il 1990 perché fu l'anno della piena applicazione del quello che viene chiamato un po' il contratto Comas, no? Il contratto legato allo sciopero degli studi dell'87 e dell'88, l'ultimo aumento significativo che abbiamo avuto in questa parte. Prendiamo quello come parametro di riferimento e lo confrontiamo, secondo punto, con l'indice Istat del costo della vita per famiglie operarie impiegate dal 1990 al 2013, per calcolare sostanzialmente, terzo punto, quanto dovrebbe essere il nostro stipendio per avere lo stesso potere reale di acquisto del 1990. E poi vediamo la confrontiamo questo stipendio ipotetico con lo stipendio attuale, diciamo dicembre 2013, e vediamo qual è la differenza. Quindi i dati che darò sono quei dati, quella differenza che dovremmo percepire in più per avere lo stesso potere reale di acquisto, per poter comprare le stesse merci, gli stessi beni che compravamo, che potevamo comprare nel 1990. Bene, un docente di scuola superiore percepisce 8.643 euro lordi in meno, un maestro 5.734, un assistente amministrativo 6.786 euro in meno, un collaboratore scolastico quasi 6.000 euro in meno. C'è qualcuno che ha aumentato il suo potere reale d'acquisto? Sì, sì, c'è, e sono i DS, i dirigenti scolastici. Con 20 anni di servizio percepisce 14.738 euro in più. In più, attenzione, non in termini nominali, ma rispetto al potere reale d'acquisto, no? Quindi ha incrementato il proprio potere reale d'acquisto. In termini relativi, un docente ha perso il 29% di potere d'acquisto, un maestro il 22%, un assistente amministrativo il 33%, un collaboratore scolastico quasi il 33%, in media abbiamo perso tutti il 28,5%. Invece i dirigenti scolastici hanno guadagnato come potere reale d'acquisto il 22%. Quindi non solo registriamo una perdita media del potere reale d'acquisto del 28%, ma registriamo anche nella scuola, come nel resto della società, una divaricazione degli stipendi, no? Tra dirigenti da un lato e personale ATA e docente dall'altro lato. È un dato di carattere generale. Pensate, che siamo a Torino, che nel 1950 all'Etta il manager della Fiat, l'amministratore delegato, prendeva 40 volte lo stipendio di un operaio in Fiat. Oggi Marchionne prende 400 volte lo stipendio di un operaio Fiat più lo stop option. Quindi abbiamo un'enorme divaricazione, ancora di più paradossalmente nel settore pubblico. No? Avete sentito l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Moretti, che si lamentava dei suoi 800.000 euro all'anno. Moretti, io vengo da Lucca e è sotto processo a Lucca per omicidio colposo, disastro ferroviario colposo, e per poco non ce lo siamo trovati ministro dello sviluppo economico. Oppure dirigenti delle società per azioni ex partecipazione statale che arrivano anche a 6 milioni di euro all'anno. Quindi abbiamo non solo avendo il potere reale di acquisto, ma anche una divaricazione fortissima, un aumento delle disuguaglianze. In termini di stipendi mensili, gli ultimi dati, un collaboratore scolastico per poter comprare le stesse merci che comprava nel 1990 dovrebbe percepire
460 euro lordi in più al mese, un docente delle superiori 650 euro lordi in più al mese. Sono tutti dati che abbiamo ricavato e che trovate sul giornale dei Copas pubblicato ogni numero, che abbiamo ricavato dall'indice, quindi sono dati ufficiali. Per cui di fronte a questi dati la richiesta, no, di 300 euro netti al mese che caratterizzava il nostro ultimo sciopero come Copas e anche il prossimo che ci sarà a maggio, che sembra una fanfaronata, no? Sembra un dato sparato a casaccio, in realtà nasce da precisi calcoli economici ed è per certi aspetti addirittura moderato, no, rispetto a queste cifre. Da dove nasce tutta questa vicenda? Diciamo, nasce da quello che è accaduto negli ultimi vent'anni, a partire dal 1992. Il primo punto è l'abolizione della scala mobile. Ve lo ricordate, fino al 1992 c'era un meccanismo automatico per legge, per cui se aumentavano i prezzi, automaticamente, senza bisogno di conflitto, senza bisogno di contrattazione, aumentavano gli stipendi dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. È vero che il grado di copertura era diminuito negli anni, no? Nel senso che negli anni 70 si aumentavano, se raddoppiavano i prezzi, gli stipendi aumentavano dell'80%, nel 92 aumentavano solo del 45%, però era una difesa automatica per legge del salario reale, del potere reale di acquisto. E attenzione, quello che cosa significa? Che la difesa dall'inflazione avveniva per legge, per cui la contrattazione aveva un altro ruolo, aveva il ruolo di redistribuire il reddito, aveva il ruolo, l'obiettivo di aumentare il potere reale di acquisto. Invece con l'abolizione della scala mobile è cambiato strutturalmente il ruolo della contrattazione nazionale, è diventato quello di cercare di avvantare dietro all'incremento dei prezzi. La motivazione ufficiale era che la scala mobile creava inflazione. In realtà non era così, perché l'inflazione era la conseguenza di una precisa scelta di classe, potremmo dire usando una terminologia che sembra vecchia, no? Perché di fronte alle rivendicazioni salariali che chiedevano e che riuscirono a ottenere talvolta aumenti del salario reale, le imprese difendevano i propri margini di profitti aumentando i prezzi. Come dice Calvino, la lotta di classe non la fanno soltanto i lavoratori, la fanno anche le imprese usando i propri strumenti, no? Dall'incremento dei prezzi allo sciopero degli investimenti. Anzi, direi che negli ultimi decenni la fanno quasi esclusivamente le imprese. Il risultato qual è stato? Che sicuramente l'abolizione della scala mobile, il tasso di inflazione in Italia è diminuito significativamente, ma non hanno pagato i lavoratori dipendenti, l'abbiamo visto dai dati precedenti, no? Perché c'è stato un aumento dei prezzi e la contrattazione non è riuscita a difendere neanche il potere reale del prezzo. E qui arriviamo al secondo punto, agli accordi interconfederali del 1993, tra CGIL, CISL, UIL, Confindustria, eccetera, e governo, no? La politica dei redditi, l'accordo trilaterale. Che cosa prevedevano quegli accordi? Prevedevano sostanzialmente due livelli di contrattazione, sono gli accordi che hanno guidato i contratti della scuola dal 1993 fino al 2009, quindi fino all'ultimo contratto, al contratto vigente, quindi sono particolarmente importanti per capire quello che è successo. E cosa prevedevano? Prevedevano sostanzialmente che due livelli di contrattazione, il contratto collettivo nazionale e il contratto collettivo aziendale o scuola per scuola. Il ruolo del contratto collettivo nazionale non era più redistribuire il reddito, incrementare il salario reale, ma cercare di difenderlo dall'aumento dei prezzi. Con quale meccanismo? Il salario nel contratto collettivo nazionale
gli incrementi salariali, quelli uguali per tutti sostanzialmente, dipendevano dal tasso di inflazione programmato. Cioè il salario in sede di contratto collettivo nazionale poteva aumentare al massimo rispetto al tasso di inflazione programmata. Che cos'era il tasso di inflazione programmata? Era una decisione politica unilaterale del governo, che non rispondeva tanto a logiche di previsioni statistiche, ma rispondeva sostanzialmente a una logica politica di contenimento del salario. Perché nel momento in cui fissava che il tasso di inflazione programmato del prossimo anno, dei prossimi 4 anni, era dell'1,5% all'anno, significava che salari e stipendi del settore pubblico e privato in contratto collettivo nazionale non potevano aumentare più dell'1,5% all'anno. E non è che questo aumento poi fosse automatico, no, bisognava scioperare, fare contrattazione per ottenere al massimo quell'aumento che ci dipendeva dall'incremento dei prezzi. Durava 4 anni, però dopo 2 anni, se il tasso di inflazione reale era maggiore del tasso di inflazione programmata, allora potevi ricontrattare per il secondo biennio. Ma in questo caso non era automatico, no? Perché i prezzi sono aumentati di più delle previsioni, uno penserebbe che fosse automatico, no, dovevi contrattare. Il risultato qual è stato? Cioè era già come era strutturato il meccanismo, era tale che al massimo il salario aumentava quanto aumentavano i prezzi, no? Al massimo ci dipendeva dalla perdita legata all'incremento dei prezzi, ma in realtà, come abbiamo visto dai dati precedenti, la realtà è stata peggiore, no? Rispetto anche alle ipotesi migliori. Anche perché, attenzione, quel meccanismo non prevedeva nessuna sanzione per le imprese che aumentavano i prezzi più del tasso di inflazione programmata. C'era anche qualche previsione sanzionatoria generale, ma non è mai stata applicata. Per cui sistematicamente i prezzi sono aumentati più dei salari, come abbiamo visto nel caso specifico della scuola in precedenza. E poi i contratti venivano fissati venivano contrattati, stipulati anche con ritardi, senza interesse compensativo e spesso anche senza indennità di vacanza contrattuale. Quindi la logica era sostanzialmente di contenimento salariale, di taglio di salari minimi. Poi c'era il contratto collettivo di secondo livello, no? C'è tuttora il contratto collettivo decentrato, quello che si firma azienda per azienda o scuola per scuola nel settore pubblico. Qual era la logica? Che in questo secondo livello contrattuale gli incrementi salariali dovevano essere rapportati agli incrementi di produttività o di qualità, di merito. Perché l'impostazione che c'era dietro è che la produttività, la qualità o il merito aumenta non in maniera uniforme, ma in maniera differenziata, impresa per impresa o scuola per scuola. E quindi sostanzialmente dovevi contrattare gli incrementi di produttività in sede di contrattazione decentrata. Nello specifico del settore pubblico, però, il decreto Bassanini, che ha privatizzato il contratto di lavoro del settore pubblico, prevedeva una deroga rispetto ad una norma che era particolarmente importante e significativa del diritto del lavoro. Cioè nel settore privato era possibile prevedere in sede di contrattazione decentrata delle deroghe migliorative per il lavoratore, sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro, sia per quanto riguarda gli aspetti economici. Invece nel settore pubblico, il decreto Bassanini prevedeva che il contratto decentrato non poteva derogare il contratto collettivo nazionale neanche in senso favorevole al lavoratore. In pratica si trattava di una gestione, si tratta di una gestione decentrata di materie e fondi già previsti e non derogati dal contratto collettivo nazionale, per cui c'è meno potere di contrattazione. Questo ci fa capire una cosa molto importante, no? Però come mai nel settore pubblico non c'è mai stata quella norma da nomenclatura sovietica che c'è stata finora nel settore privato?
la norma che riservava l'RSU, il 33% dell'RSU a CGL e CISL, no? Sapete, il settore privato, la Fiat e tante altre aziende, su 9 RSU, 3 erano decise, designati, nominati, ho detto normativa da nomenclatura sovietica, in realtà normativa da Parlamento italiano, no? Perché ormai da un bel po' di anni non abbiamo più il diritto di votare i singoli parlamentari anche nel disegno di legge Renzi Berlusconi. E quindi un terzo era riservato a CGL e CGL. Questo per fortuna nel settore pubblico non accadeva, ma per il semplice motivo che c'era meno ciccia, no? c'era meno potere decisionale. Nella scuola tutto questo ha portato alla nascita del FIS, l'RSU, a cui per esempio i sindacati di base possono partecipare però senza diritto di parola, senza diritto di assemblea, e alla contrattazione di istituto, a cui non possono partecipare di bel nuovo i sindacati che non firmano il contratto collettivo nazionale. Se ci pensate un attimo, anche questo è bello, no? Perché significa che chi non è d'accordo non ha potere, non ha diritti sindacali, non ha diritto di assemblea, non ha diritto di partecipare alla contrattazione decentrata, che è anche un bel esempio di rispetto delle opinioni della minoranza. Sapete che questo è in netto contrasto con l'ultima sentenza della Corte Costituzionale sul caso Fiat, Fiom, che ha sancito il principio che è anticostituzionale togliere i diritti sindacali a chi non concorda, a chi non firma. Però il paradosso qual è? Che questa cosa ha suscitato scalpore quando è stata applicata la FIOM, non ha suscitato purtroppo scalpore quando la stessa FIOM l'ha applicata ai sindacati di base. Ma restando ancora un attimo sulla contrattazione di secondo livello, qual è stato il passaggio ulteriore? Il passaggio ulteriore è stato questo, che siccome gli incrementi di produttività o di qualità non solo sono diversi da azienda ad azienda o da scuola a scuola, ma sono diversi, si dice nell'ideologia dominante, da lavoratore a lavoratore, da insegnante a insegnante, da assistente amministrativo a assistente amministrativo. E allora gli incrementi salariali di secondo livello devono rispettare una logica di differenziazione individuale. Bisogna incrementare, dare il salario aggiuntivo in base all'incremento di produttività e di qualità garantito dal singolo lavoratore. Questo che cosa ha significato, almeno dal nostro punto di vista? Ha significato di tutto uno scatenarsi, meno nella scuola rispetto ad altri settori, perché nella scuola abbiamo avuto meno fondi da gestire, della competizione individuale. Della competizione individuale tra i lavoratori della scuola o della sanità. Nella sanità, in base al pagellino che viene dato agli infermieri, dai dirigenti, lo stipendio può variare anche di 400 euro no, netti al mese. Il pagellino va da un conto da 1 a 10. E sostanzialmente la competizione tra individuale tra i lavoratori, prima di tutto, mina un principio base, no? Il principio dell'uguaglianza, il principio dell'unità tra i lavoratori, che sta all'idea, che sta alla base della stessa idea di sindacato. Il sindacato del Novecento si basa sull'idea dell'unità dei lavoratori. Se io innesco un meccanismo di competizione individuale, di concorrenza, dicevano gli economisti neoclassici, tra i lavoratori, sto minando alla base l'idea del sindacato. E sto, secondo punto, indebolendo il potere contrattuale dei lavoratori. Anche questo spiega quei dati da cui siamo partiti. E terzo punto, non dimentichiamoci mai che tutto il FIS, quel poco che è rimasto, è salario sottratto alla busta paga, è salario sottratto al contratto collettivo nazionale. La prima tranche erano quei 6 milioni che dovevano andare ai vincitori del concorsaccio che battevo con lo sciopero del 17 febbraio del 2000. E ma soprattutto, e questo è il punto determinante, anche se non abbiamo il tempo di svilupparlo, la scuola,
la vera qualità della scuola non ha bisogno di competizione individuale, ha bisogno di cooperazione, ha bisogno di collegialità effettiva. La competizione danneggia la qualità dell'istruzione. Questo è il passaggio fondamentale. Che cosa è successo poi dal 2009 ad oggi? Ci sono stati dal 2009 al 2014, ci sono stati tutta una serie di altri accordi interconfederali, alcuni firmati anche dalla CGIL, altri non firmati dalla CGIL. Tutti questi accordi per il momento non hanno riguardato la scuola. Perché? Perché dal 2009 i nostri contratti sono bloccati, l'ultimo contratto è quello del 2009. In estrema sintesi, cosa hanno previsto questi ulteriori accordi? Prima di tutto ci fu quello del 2009 che prevedeva di sostituire al tasso di inflazione programmato l'IPCA. L'IPCA che cos'è? Un acronimo, è l'indice europeo dei prezzi al consumo, cioè quindi rapportato non più a una decisione politica ma in ogni caso a media statistica. Però questo IPCA è depurato dai prezzi dei beni energetici importati, che significa gas, petrolio. È come se si dicesse che i lavoratori dipendenti non usano la macchina, non si riscaldano, non accendono la luce, quindi questi possono aumentare indipendentemente. Sempre questo accordo del 2009 per il settore pubblico prevedeva anche un altro parametro, il vincolo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, cioè del patto di stabilità e di crescita su cui torneremo dopo. Infine, l'accordo del 28 giugno del 2011, firmato anche dalla CGIL, che è valido attualmente per il settore privato, ma è probabile che poi la logica venga estesa al settore pubblico, sembra prefigurare un abbandono di qualsiasi indice di riferimento per la contrattazione nazionale e al tempo stesso però un ruolo residuale del contratto collettivo nazionale. Dovrebbe diventare sempre più centrale il contratto di secondo livello, territoriale o aziendale che sia. Sia perché mi sono dimenticato di spegnere il cellulare, bravo, sia perché e la quinta telefonata che raggiunge. Cioè che il contratto decentrato possa derogare il contratto nazionale, delle materie previste dal contratto nazionale, anche in senso peggiorativo per il lavoratore. E al tempo stesso il contratto nazionale può prevedere anche le materie che possono essere normate in maniera differenziata dal contratto decentrato. Da questi accordi è nato per esempio il contratto di tanti settori della distribuzione. Il fatto che si apra ormai di domenica il 25 maggio, il 25 aprile, il 1 maggio, nasce dal fatto che questa decisione non è più una decisione di competenza del contratto collettivo nazionale, ma è di competenza del contratto aziendale. Per definizione il lavoratore è più debole del contratto aziendale, per il semplice motivo che ti dicono o accetti queste condizioni oppure faccio lo sciopero degli investimenti, vado all'estero, oppure prendo lavoratori precari, utilizzo disoccupati, esercito industriale di riserva. A tutto questo si è aggiunto l'articolo 8 del decreto legge 138 del 2011, famigerato articolo 8, su cui c'è un referendum che doveva essere svolto l'anno scorso,
è stato rinviato perché ci sono elezioni politiche, si dovrebbe votare dal 15 aprile al 15 giugno, non ne parla nessuno, non ne parla nessuno. Questo è l'articolo 8, che cosa prevede? Prevede sostanzialmente che il contratto decentrato possa derogare in peggio per il lavoratore non solo il contratto nazionale, ma addirittura la legge. Cioè quello che firma la maggioranza delle RSU, anche senza referendum, alla luce degli ultimi accordi, può derogare non solo il contratto collettivo nazionale in senso peggiorativo per il lavoratore, ma anche la legge, anche sull'orario, anche sulla sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda alcune questioni fondamentali della dignità del lavoratore. E ribaltando quindi il principio tradizionale di tutto il diritto del lavoro. Invece nel settore pubblico, tutto questo vale per il privato, nel settore pubblico la Cornetta ha ribaltato il principio dell'abbassamento, per cui tra contratto e legge il principio generale è che prevale la legge, salvo quanto la legge preveda delle eccezioni. Non so se questa parte è stato un po' noioso, ma mi sarebbe importante per capire tutta una serie di innovazioni degli ultimi anni. Ripeto, tutti questi accordi interconfederali dal 2009 ad oggi non hanno avuto ancora effetti concreti nella scuola perché c'è il blocco dei contratti. E qui arriviamo al terzo punto che ci spiega quei dati da cui siamo partiti, quel 28% in meno di potere reale di acquisto. Dal 2009 il governo Berlusconi, con un decreto legge del 2010, ha bloccato il contratto collettivo nazionale per il 10, l'11 e il 12. In perfetta continuità il governo Letta ha esteso questo blocco anche al 2013-14, quindi sono 5 anni senza rinnovo contrattuale, 5 anni per cui aumentano i prezzi e non aumentano i salari. E questo per tutto il personale del pubblico impiego. In più per il personale della scuola, e solo per la scuola, c'è stato il blocco degli scatti. Anche qui il decreto Berlusconi Tremonti aveva previsto il blocco degli scatti, trovate con una scheda tecnica nella cartellina, sotto per 3 anni, 10, 11 e 12. Lo sciopero Covas degli scrutini con CISE, l'ultimo sciopero Covas che abbiamo provato a fare in coincidenza di scrutini, con CISE con questo decreto, permise di, ci fu una certa partecipazione proprio per questa coincidenza, permise di scongelare il 2010. Ah, chiarisco, che significa il blocco degli scatti? Perché uso la parola congelamento? Non significa che solo che chi doveva scattare in quei anni non scatta, riguarda tutti noi. Ma se sono congelati 3 anni, significa che tutti scatteremo con 3 anni di ritardo. Non so se è chiaro, è come il ritratto di Dorian Gray, no? Vi ricordate? Il tempo passava, il ritratto invecchiava, ma Dorian Gray restava giovane. Purtroppo, come si vede dalle nostre facce, non è così per l'aspetto fisico, ma è così per i nostri stipendi. Tutti scattiamo con 3 anni di ritardo, se fosse rimasto quella decreto. Poi, in seguito appunto allo sciopero del 2010, fu scongelato il 2010, nel senso che quindi a quel punto scattavamo con 2 anni di ritardo. L'anno scorso, vi ricordate, in coincidenza anche dell'annuncio del governo Monti delle 24 ore alle superiori, ci furono 2 scioperi generali programmati, a cui dovevano partecipare tutte le organizzazioni sindacali, però all'ultimo momento CISL, UIL, SNAS e CIT firmarono un accordo che prevedeva lo scongelamento del 2011, attenzione, però in cambio del taglio del 25% del MOF, del piano per il miglioramento dell'offerta formativa, con cui dentro c'è il FIS, le pensioni strumentali, eccetera, eccetera. Per cui a quel punto abbiamo recuperato il 2011, però con un taglio del 25% del fondo di istituto e di capo. Che è successo? Qui avevamo a quel punto un solo anno di ritardo, il 2012. Il governo Letta, con un gioco delle 3 carte,
sostanzialmente ha bloccato anche il 2013, però senza restituire quel 25% di fisso di MOP che era stato tagliato. E quindi allo stato attuale tutti abbiamo 2 anni di ritardo negli scatti stipendiali, però è in corso attualmente una trattativa da molti mesi, in corso da novembre dell'anno scorso, per ripetere l'operazione, cioè restituire ai fini degli scatti stipendiali il 2012 questa volta e tagliare ulteriormente, si presume un altro 25-30-25% il MOF, il FIS, eccetera eccetera. Per cui col paradosso che tutti le RSU stanno facendo la contrattazione d'istituto senza sapere quali sono i fondi a disposizione. Quei soldi che sono arrivati a dicembre sono solo un acconto, attenzione lo dico per le RSU e per tutti i lavoratori presenti, sono solo un acconto che corrisponde al 53% dei parametri vigenti. Dovrà arrivare il resto, non arriverà tutto quello che c'era l'anno scorso, perché entro il 30 giugno è stato fissato da un decreto legge, poi convertito in legge, dovrebbe essere ultimato questo accordo. Però stiamo contrattando e se firmate solo sulla foto c'è il rischio consistente che poi il residuo che arriva venga gestito unilateralmente dai dirigenti scolastici. Per cui se firmate, la cosa migliore sarebbe aspettare il dato di diritto, ma se firmate nel frattempo prevedete o una condizione sospensiva, cioè presente contratto valido solo se verrà, è efficace solo se verrà stipulato il contratto sulla somma complessiva, oppure delle previsioni molto precise su come utilizzare in base a delle percentuali i fondi aggiuntivi che verranno assegnati. Quindi, ricapitolando, quei dati da cui siamo partiti si spiegano con questi 4 meccanismi. Proprio la scala mobile, gli accordi del 93 che in pratica significavano una linea dei sindacati di moderazione salariale e di contenimento dei salari, il blocco dei contratti, il blocco degli scatti, e mi pare che ci siano parecchi elementi per capire perché siamo arrivati a quel punto. Come vengono giustificate queste politiche? La giustificazione è che bisogna tagliare la spesa pubblica per la scuola, per i salari, per rispettare il patto di stabilità e di crescita. Il rapporto deficit PIL 3%, il rapporto debito PIL 60%. E dal 2008 per combattere la crisi. Ma questo, a mio parere, a parere di altri studiosi di economia, è ideologia. Ideologia nel senso marziano, come mistificazione della realtà. E cercherò di spiegare il perché. La crisi che stiamo vivendo dal 2007-2008 è in termini keynesiani una crisi da carenza di domanda, in termini marxiani una crisi di sovrapproduzione, cioè la capacità produttiva, la capacità di produrre merci è nettamente superiore alla domanda effettiva di merci. Per fare un esempio, prima della crisi, se confrontiamo la produzione automobilistica mondiale e la domanda mondiale di automobili, la differenza è pari alla produzione di Chrysler, General Motors e Ford. Quindi la differenza tra la capacità produttiva di auto e domanda effettiva di auto è pari alla produzione delle 3 grandi sorelle degli Stati Uniti d'America. Questo è il problema principale che stiamo vivendo, che nasce da alcune caratteristiche strutturali del capitalismo. In un contesto di questo genere, tagliare i salari reali, significa sostanzialmente far calare ulteriormente la domanda di beni di consumo. E quindi, e se a questo taglio dei salari ci aggiunge il taglio della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi per rispettare i parametri e l'incremento della pressione fiscale, sono tutte politiche recessive. Sono tutte politiche che fanno calare ulteriormente la domanda globale. Quindi quelle che ci vengono presentate come politiche per combattere la crisi sono politiche che incrementano la crisi, che sono il problema, non la soluzione. E diventa un
circolo vizioso infernale. Perché? Perché se queste politiche sono di carattere recessivo, sono di carattere restrittivo, fanno calare il PIL o lo fanno aumentare meno delle previsioni, che succede? Che paradossalmente anche il gettito fiscale diventa inferiore rispetto alle previsioni. Per cui ogni manovra di taglio della spesa, di incremento del prelievo fiscale, è esattamente il presupposto per una nuova manovra. Quante ne abbiamo avute in questi anni? Nel passaggio dal governo Berlusconi al governo Monti ne abbiamo avuto 3 in meno di un anno. Ogni manovra è il presupposto per una nuova manovra di carattere recessivo. E il gatto si morde la coda e ogni volta si grida al peccato imputato se il rapporto deficit-PIL sfiora dello 0,1% il 3%. E non è un peccato imputato il 13% di disoccupazione, il 43% di disoccupazione giovanile, il fatto che i nostri figli se trovano un lavoro lo trovano precario e lo trovano soltanto per rompere capacità alle persone per cercare di chiudere i contratti. Non è uno scandalo i 30-33 alunni per classe, il taglio del diritto all'integrazione dei disabili, non è uno scandalo aspettare 8-9 mesi per una radiografia nel settore della sanità pubblica. È 8 anni, la banda non serve più e quindi devi andare necessariamente presso i privati. Il martedì c'è, e qui aggiorno la mia relazione, il nuovo grande uomo del destino ha capito questo, no? Ha annunciato il governo Renzi finalmente una politica per cui taglia il cuneo fiscale e rimette 80 euro in busta paga ai lavoratori che guadagnano fino a 25.000 euro lordi. Ma prima di tutto finora si tratta solo di annunci. È incredibile, perché è come se fosse un grande indovinatore. Ogni giorno, la prima dice, tra 3 giorni faremo questo, tra una settimana faremo questo, eccetera. Cioè, poi ogni volta la data viene slitta in avanti. No? Come un grande indovinatore, con una grande capacità di calcolare consenso. Cosa c'è attualmente di concreto? C'è solo il decreto legge, l'unica cosa che c'è, il decreto legge sull'ulteriore precarizzazione del mercato del lavoro. Il decreto legge che c'è in vigore che prevede che si possono fare contratti a tempo determinato anche senza motivazione, no? Prima la motivazione è ragioni tecniche, organizzative, produttive, organizzative, era già tanta cosa, no? Ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive sono, ci puoi mettere tanta roba dentro, ma gli imprenditori avranno paura dei ricorsi e quindi per 3 anni si può fare un contratto a tempo determinato senza motivazione, a causare lo piano. Puoi fare 8 rinnovi in 3 anni, quindi un'ulteriore precarizzazione del mercato del lavoro. Per quanto riguarda i contratti di apprendistato, puoi assumere nuovi apprendisti senza aver stabilizzato il 30% di quelli precedenti e puoi fare quello che sappiamo già essere il contratto di apprendistato, no? Prima dovevi almeno fare una parte di formazione fuori dall'azienda, adesso una parte di formazione dentro l'azienda, adesso non c'è neanche più questo obbligo. La formazione teorica non puoi anche non farla e in buona sostanza questo significa che prendi gli apprendisti, ti pago sotto di 2 livelli, perché sono sottopagate, e li faccio lavorare facendo finta di fare formazione. E questo viene propagandato come qualcosa per combattere la disoccupazione, perché Renzi si scandalizza quando legge i dati. L'ulteriore flessibilità e precarizzazione del lavoro viene propagandata è come se non ci fosse flessibilità. Noi abbiamo la flessibilità in entrata, 43 tipi di contratti, la flessibilità degli orari, la flessibilità della fine, no, del contratto, eppure si continua a dire che c'è poca flessibilità. Che cosa succede se l'80% dei giovani trovano un contratto a tempo determinato? Succede che hanno più incertezza sul futuro. E in termini keynesiani, chi ha più incertezza sul futuro tende a risparmiare di più e a consumare di meno. E quindi tende a incrementare la causa della crisi, la causa della disoccupazione.
In termini marziani, i lavoratori precari sono più deboli, non scioperano, sopportano tutto, non accettano la violazione delle norme sulla sicurezza, perché sono deboli contrattualmente. Quindi significa una dinamica salariale sempre più rallentata. Quindi la precarizzazione del lavoro non risolve la crisi e la disoccupazione, ma crea ulteriore crisi e disoccupazione. Noi abbiamo un meccanismo per cui le parole cambiano significato. Ti dicono di fare una cosa per un certo obiettivo, in realtà quella cosa determina un peggioramento della situazione. Ed è un meccanismo anche di tipo ideologico particolarmente significativo. Ma soprattutto non si può rilanciare la domanda globale se si rispettano i vincoli del patto di stabilità o il fiscal compact. Sapete cos'è il fiscal compact, no? Hanno messo il pareggio del bilancio in Costituzione. Mettere il pareggio del bilancio in Costituzione significa sostanzialmente stravolgere il tessuto della nostra Costituzione, quanto ancora di più rispetto a quanto è stato fatto in precedenza, perché significa che tutti i diritti sociali, tutti i diritti dell'uomo non sono più inviolati, sono condizionati dalla logica del pareggio del bilancio, dalla disponibilità economico-finanziaria. E significa anche, fiscal compact, che in 20 anni dobbiamo portare il rapporto debito-PIL, che attualmente in Italia è sul 130%, al 60%. Cioè significa fare ogni anno manovre di taglio della spesa, di incremento fiscale di 40 miliardi di euro. Voi capite che questo non è compatibile con una politica antirecessiva, perché una politica antirecessiva, non ho timore di dirlo, sembra diventare una bestemmia, ha bisogno di spesa pubblica in deficit. Quello che diceva il più grande insieme a Marx, economista che ha capito la dinamica del capitalismo, i conti si mettono a posto quando c'è sviluppo, non quando c'è crisi. Abbiamo bisogno di spesa pubblica in deficit. Ma come si finanzia la spesa pubblica in deficit? Non crea l'esplosione del debito pubblico? No, Keynes l'ha dimostrato. Perché se lo Stato fa spesa pubblica in deficit, non solo utilizza risorse che i privati lascerebbero liquidi o utilizzerebbero per la speculazione finanziaria, ma crea un meccanismo per cui si producono più beni e servizi, aumenta il reddito nazionale, aumenta la domanda di beni di consumo, e questo fa ulteriormente incrementare la produzione e il reddito, e fa incrementare anche il risparmio. E quel risparmio diventa il presupposto per un prelievo fiscale che copre il debito precedente. Se noi andiamo a vedere gli anni in cui c'è stata più spesa pubblica in deficit in Italia, cioè gli anni 70, gli anni non solo della lotta armata, ma gli anni della grande riforma sanitaria, della grande riforma fiscale, della riforma della scuola, della chiusura dei manicomi, eccetera. Bene, l'avanzo primario, il saldo primario, scusate, era esattamente uguale all'inizio e alla fine degli anni 70, si aggirava sul 4%. Quindi non è vero che la politica di spesa pubblica in deficit ne crea esplosione del debito. L'esplosione del debito c'è stata a partire dagli anni 80, quando si sono innalzati i tassi di interesse, e questa politica ha bisogno di bassi tassi di interesse, nel caso particolare dell'Italia di bassa evasione fiscale. E naturalmente tutto questo è vado alla conclusione, perché vedo che non ho tanto più oggi. E naturalmente tutto questo non sono errori, dobbiamo evitare una visione illuministica, sono precise scelte di prassi. Il capitalismo, almeno a nostro parere, cerca di affrontare quella carenza di domanda, quell'eccesso di capacità produttiva con una serie di strategie. Uno, la competizione globale alla ricerca di costi del lavoro più bassi. È un gatto che si morde la coda, no? Perché quanto più basso il costo del lavoro, tanto meno ci sarà potere d'acquisto. Due, la finanziarizzazione dell'economia, puntata alla speculazione finanziaria, al fare denaro con il denaro, quindi con il profitto industriale. Tre, cercare nuovi settori in cui investire. E da anni questi nuovi settori sono stati identificati dagli organismi internazionali, nell'istruzione.
istruzione, nella sanità, nelle pensioni, nell'acqua, nei beni comuni, come si usa dire. Ma per poter fare profitto in questi settori li devi smantellare, devi approfittare della crisi per smantellare i servizi pubblici e aprirli al privato. Devi dequalificare la scuola, e tutti gli interventi successivi lo dimostreranno, perché la scuola deve diventare la scuola pubblica, la scuola di istruzione della forza lavoro precaria, la scuola privata deve diventare, deve essere rilanciata. Devi creare un mercato per investimenti alla ricerca di profitti, la shock economy, approfittare della crisi per tagliare i servizi pubblici. Quindi una rivendicazione di 300 euro per tutti non è solo una rivendicazione equa, ma è anche necessaria per combattere la crisi, insieme a un rilancio degli investimenti nella scuola, nella sanità, nella previdenza pubblica. E ancora si potrebbe dire, no, rispondendo alle domande ricorrenti, ma da dove si prendono i soldi? Oltre al meccanismo del moltiplicatore di cui parlavo prima, si prendono i soldi stampandoli. Un'altra eresia, come nel farmaco, stampandoli, cioè facendo quello che tutte le banche centrali del mondo possono fare, ma per statuto la BCE non può fare. La banca centrale del Giappone sta inondando il Giappone di yen, miliardi e miliardi di yen, nonostante il debito pubblico più alto del mondo, perché bisogna uscire dalla crisi e dalla recessione. La Riserva Federale degli Stati Uniti ha inondato di dollari con scopi antirecessivi il mercato americano, e solo adesso sta, in cui insomma c'è un calo della disoccupazione negli Stati Uniti, sta cominciando a moderare. Questo la Banca Centrale Europea non lo può fare, non può comprare titoli di Stato sul mercato finale, cioè sulla prima emissione, no? Presta i soldi alle banche allo 0,25-0,26% e poi le banche comprano i titoli di Stato, fanno speculazione finanziaria, e non può comprare direttamente titoli di Stato sul mercato primario, solo con procedure particolari lo può fare sul mercato secondario con il meccanismo del fondo salva Stato. È un'assurdità da questo punto di vista, e tra l'altro è un'assurdità che incrementa la speculazione contro i PIGS, i paesi deboli dell'euro. Perché? Perché se i titoli, c'è la garanzia che i titoli, se non vengono collocati sul mercato, li compra la banca centrale, la speculazione non attacca. Se non c'è questa garanzia, la speculazione attacca. Quando nel 2012 Draghi ha detto compreremo titoli senza limiti, è passata questa dichiarazione per frenare la speculazione. E c'è stato qualcuno che ha fatto il ricorso alla Corte Costituzionale tedesca dicendo che Draghi aveva violato gli statuti. Ancora, ma stampare moneta non crea inflazione, è un'altra bagionata molto diffusa quando ne parla il mio studente. Perché poi il meccanismo come dire, delle teorie economiche sbagliate si riflette nel senso comune. No, non crea inflazione. Crea inflazione quando la domanda è superiore alla capacità produttiva. Ma se la domanda è inferiore alla capacità produttiva, fa produrre più beni e servizi. Poi c'è tutto il tema di quali beni e servizi, lo sviluppo sostenibile, i beni comuni, eccetera. Ma è chiaro che un po' di inflazione ci dovrà essere, no? Perché le imprese, quando vengono a aumentare la domanda, aumentano la produzione, ma aumentano inevitabilmente anche i prezzi. Non sarebbero le imprese capitalistiche se non facessero così. Però la moneta, stampare moneta, non crea inflazione se non si arriva a superare la capacità produttiva. Ultimo punto: se poi lo Stato va in default, se non riesce a collocare i titoli, bene, anche nei periodi peggiori, anche quando lo spread era al 7%, alle aste pubbliche, al mercato primario, no? Dicono, quando vengono collocati nuovi titoli per pagare i vecchi, la domanda di titoli dello Stato italiano era superiore all'offerta. Che significa? Significa che tutti gli operatori, dai piccoli ai grandi speculatori finanziari, si fidavano dello Stato italiano, molto di più di quanto si fidano delle imprese. E quindi questa è un'altra di quei meccanismi di mistificazione della realtà.
non c'è alcun pericolo di default per questa vita, da questo punto di vista, perché riesce a convocare i propri titoli anche nei momenti in cui c'è apparentemente minore affidabilità. Per cui vi invito a riflettere su questo meccanismo, che forse può interessare non solo i docenti di economia come sottoscritto, ma anche i docenti italiani, cioè l'uso del linguaggio. Il linguaggio che viene usato sistematicamente, lo vedremo anche con i testi, con i grafici, eccetera, eccetera, per provocare degli effetti che sono in netta contrapposizione rispetto a quello che sono i programmi. Grazie per l'attenzione.